Ciao confratelli, una volta aperto il nostro forno, che riuscirete a vedere lo smontaggio più o meno, vabbè, tanto sono le classiche viti da smontare dell'altro tutorial, della modifica del bypass, ne approfittiamo adesso per farvi vedere, vi faccio vedere come smontare il termostato superiore o eventualmente l'inferiore, che dopo sono uguali, per cambiarlo eventualmente con quello da 500 gradi. Perciò proseguiremo a staccare i spinotti fase e l'altro spinotto del ritorno che va alla nostra resistenza. Sono i due cavetti. Una volta fatto questo, prendiamo e sganciamo la nostra monopolina che viene estratta. Si smontano le due viti frontali. Ed il nostro termostato viene via. Rimane soltanto la nostra sonda, che adesso dall'interno del nostro forno staccheremo la nostra sonda e la butteremo, la infileremo nel foro. Eccola qua. Ed è stata estratta. Ed ecco qui via il nostro termostato. Per rimettere quello nuovo, fase inversa, bisogna rinfilare dentro il nostro foro la sonda, riagganciarla ai nostri gancetti dove tengono la nostra resistenza. Ok, ecco qua. Sistemare un attimino, vabbè, il cavettino, che dopo lo roteremo un po' con una fascetta, e rimettere il nostro termostato in posizione come era prima. Perciò inseriremo il termostato all'interno, prenderemo la prima vite, stringiamo. Stessa cosa con l'altra. Cerchiamo di inserire bene il foro. Ok, le viti belle strette, rinsediamo la nostra manopola. Rinsediamo i nostri spinotti, sopra, sotto, non importa, tanto il termostato interrompe lo stesso. Comunque, questi qua erano già in posizione. L'inferiore lo attacchiamo e il superiore lo attacchiamo. Basta, tutto qua. Questo qua è il cambio per il nostro termostato superiore. Stessa cosa si fa sganciando i cavi, la sonda e anche le due viti frontali per il termostato inferiore. Ciao!